Il cammello, un animale leggendario per la sua capacità di sopravvivenza contro ogni avversità in alcuni degli ambienti più inospitali del pianeta. Qui, in questa frontiera estrema, ci avventureremo nella patria degli ultimi cammelli selvaggi ancora esistenti sulla Terra. Solo pochi uomini sono riusciti ad osservarli. Seguiremo un uomo che ha intenzione di attraversare una zona mortale del deserto per riuscire a vedere queste autentiche leggende del Gobi. Le leggende del deserto del Gobi. Mongolia, nel cuore dell'Asia. Questo è il Gobi, il quarto deserto più grande del mondo. Qui sembra che il tempo si sia fermato. Soltanto pochi luoghi della Terra sono così remoti. Con temperature estive che superano i 40 gradi e quelle invernali che scendono a meno 40, questo è uno degli habitat più inospitali del pianeta. Solo poche persone vivono qui. La Mongolia ha una densità di popolazione eccezionalmente bassa. Solo 4 persone per ogni miglio quadrato. Vale a dire, meno di 2 persone per ogni chilometro quadrato. Stretta tra la Russia e la Cina, la Mongolia è riuscita in qualche modo a sfuggire ai danni provocati dal progresso. Un terzo del paese, nella parte sud, è dominato dal deserto del Gobi. Qui la vita è dura e la sopravvivenza non è affatto assicurata. Ma è proprio qui che vivono i cammelli della Battriana, vale a dire alcuni degli ultimi esemplari assolutamente selvaggi ancora esistenti sulla Terra, mai addomesticati dall'uomo. I mongoli li chiamano Aptgai. Sono gli ultimi discendenti di quegli animali che vissero qui oltre 1 milione di anni fa. Recenti studi hanno dimostrato che gli Aptgai sono i progenitori di tutti i camelidi moderni, dai dromedari arabi ai lama del Sud America. Nessuno sa con certezza quanti di questi esemplari selvaggi siano ancora rimasti, ma si teme che non superino le 300 unità. Dopo aver trascorso una vita nel deserto, Choi Jin conosce gli Aptgai meglio di chiunque altro. Senza eguali nel deserto dei nomadi, egli è il guardiano della riserva naturale più grande della Mongolia, grazie alla sua conoscenza del deserto e dei suoi cammelli. Questa è la zona del Grande Gobi, nella Mongolia sud-occidentale, rigorosamente protetta. In questa riserva e nelle zone circostanti della Cina, gli Aptgai lottano per la sopravvivenza. Un tempo erano presenti in tutta l'Asia. Oggi sono pochissimi quelli che ancora vivono qui, come se fossero in esilio dal mondo moderno. Una delle minacce principali per questi cammelli selvaggi è costituita dai loro stessi parenti. I cammelli allevati dai nomadi sin dall'antichità sono notevolmente diversi dagli esemplari selvaggi. Circa 3.000 anni di riproduzione selettiva hanno apportato delle nette differenze genetiche. Zampe più corte, una corporatura più massiccia e pelo più liscio contraddistinguono i cammelli addomesticati. Se fatti accoppiare con cammelli come questi, gli esemplari selvaggi potrebbero scomparire nel giro di qualche generazione. Nonostante le differenze, i cammelli addomesticati hanno le caratteristiche fondamentali degli Aptgai e sono ben strutturati per affrontare la vita del deserto.
le sopracciglia folte che sporgono sugli occhi fungono da utili visiere. Le labbra sono ricoperte da una ruvida peluria che le protegge dai cespugli spinosi. E le orecchie sono piccole e pelose, fondamentali quando imperversa una tempesta di sabbia. Sono poi dotati di muscoli particolari che tengono chiuse le narici a mo' di sigillo ermetico, impedendo in questo modo ai più piccoli granelli di sabbia di penetrare all'interno del naso e della gola. L'orgoglio della mandria di Choi-jin è un maschio statuario di nome Zargan, che vuol dire quello bianco. Un cammello come questo rappresenta un gioiello nel deserto. Raro e desiderabile, porta prestigio a chiunque lo possegga. Essendo un esemplare molto prezioso, Choi-jin lo ricopre di attenzioni. Viene ben strigliato e viziato continuamente. Durante le occasioni importanti, Zargan è sempre il preferito di Choi-jin. Zargan indossa un Adag. Questa sciarpa di seta blu rappresenta un segno distintivo d'onore, comune in tutta la Mongolia. Un simbolo buddista per chiedere agli dei di ricondurlo a casa sempre sano e salvo. Con il cambiamento della stagione, il caldo secco estivo cede il passo alle nuvole autunnali. È un segnale per tutti gli animali del Gobi che si preparano per l'inverno. Questi cavalli della Mongolia si raggruppano per riscaldarsi. Il cammello è uno dei mammiferi meglio preparati alle aspre condizioni climatiche del deserto. Costretti ad affrontare il caldo soffocante, il freddo intenso e la scarsità di cibo e acqua, molti animali lottano per sopravvivere, mentre i cammelli sanno adattarsi facilmente ad ogni situazione. Questo cammello non ha ancora un anno, ma sa già farsi rispettare. A qualche ora dalla nascita, i piccoli sono in grado di camminare e di seguire la mandria. I forti muscoli delle zampe e delle spalle li aiutano a contrastare i potenti venti che spirano su queste pianure aperte. Gli allevatori nomadi traggono vantaggio dalla resistenza del cammello, tanto che le mandrie sono parzialmente autosufficienti. Persino durante i rigidi mesi invernali i cammelli vengono lasciati all'aperto, esposti alle intemperie. Fortunatamente sono animali molto resistenti. Ma il deserto del Gobi è un formidabile avversario e il cammello non sempre alla meglio. Qui le precipitazioni annuali non arrivano a 10 centimetri e a volte si verificano abbondanti nevicate. In questi casi le temperature restano sotto zero per molte settimane. I cammelli devono fare il possibile per riuscire a superare le avversità. Anche se questo significa cibarsi del ghiaccio dei ruscelli gelati. Questi animali pieni di risorse trovano sempre un modo per sopravvivere. Per gli animali che sopravvivono, la primavera porta un grosso sollievo. Il Gobi si sveglia nuovamente, mentre il tepore della nuova stagione ridona la vita alle aride colline. Ah!
La famiglia di Choi Jin si prepara ad affrontare un altro anno intenso, in cui bisognerà crescere i bambini e allevare il bestiame. Per loro, la primavera significa un nuovo pascolo. Tre generazioni vivono nelle jers della famiglia. Tende mobili realizzate in feltro che possono essere montate e smontate nel giro di un'ora. Tra qualche giorno, Choi Jin intraprenderà la sua spedizione annuale nel cuore del Gobi, alla ricerca dei cammelli selvaggi. Sarà un viaggio molto difficile e avrà bisogno dei compagni giusti. Baugar, il cui nome significa peloso, sarà il cammello che lo trasporterà. Bagashar, che letteralmente vuol dire quello piccolino giallo, fungerà da riserva. Per gli altri cammelli della mandria di Choi Jin è giunto il momento di essere tosati. Ci vuole un bel lavoro di squadra per raccogliere la preziosissima lana. Tuttora, quasi metà della popolazione del paese è nomade e vendere la lana al mercato rappresenta la principale fonte di reddito per gli allevatori. Con tutta l'attività in fermento, nessuno si accorge che Zargan si è liberato dalla cavezza. Come segno di rispetto, ha il permesso di tenere la sua pelliccia per tutto l'anno, così per una volta non si trova al centro dell'attenzione. Lontano dalla mandria, Zargan continua a vagare. Un cammello maschio può avere la tentazione di avventurarsi, forse attirato dall'istinto di andare alla ricerca di cibo o solo per curiosità. Con tutti gli occhi puntati sulla tosatura, Zargan se ne va sempre più lontano. Alto circa 2 metri, con un peso di circa 500 kg, un cammello adulto se la sa cavare piuttosto bene. Tuttavia, questo animale viene trattato con i guanti bianchi, dal momento che dalla sua lana si può arrivare a guadagnare 100.000 togrogs, vale a dire 100 dollari. Il manto dei cammelli, che riesce a tenerli caldi durante l'inverno, è un vello naturale. Ci vuole un'abilità particolare per tosare i cammelli. Bisogna essere molto rapidi prima che l'animale perda totalmente la pazienza e si innervosisca. Questo vecchio maschio non è nuovo all'operazione e sembra felice di aspettare il suo turno. I cammelli hanno una muta naturale. La nuova pelliccia spinge via quella vecchia, lasciando gli animali con un manto piuttosto variegato fino a che non vengono tosati. Zargan non si vede da ore. Choi Jin è preoccupato. Sostituire il cammello bianco andrebbe al di là delle possibilità della famiglia. Questo cammello, infatti, rappresenta la cosa più preziosa che hanno. Anche se Choi Jin sa che Zargan è un animale resistente, il pensiero che possa imbattersi nei lupi che battono queste pianure è per lui serio motivo di preoccupazione. Ma avendo soltanto un'ora di luce a disposizione, sa perfettamente che non avrebbe senso e soprattutto sarebbe pericoloso andarlo a cercare adesso. In mattinata, Choi Jin dovrà spingersi nelle pianure, visto che deve un favore ad un vicino. Se sarà fortunato, potrebbe ritrovare Zargan. Sog Terdin vive a 20 km ad est. Di diversa generazione, è un allevatore più moderno. Ha una mandria di cammelli più vasta per sfruttare al massimo il reddito che può ricavare dalla produzione di latte e lana. Ma non è così moderno al punto da rinunciare allo scambio tradizionale di Kamrin Tanki,
letteralmente tabacco da fiuto, per dare il benvenuto al suo amico. Choi Jin ha promesso a Sog Terdin di aiutarlo a mettere le briglie ai suoi 50 cammelli. La nasiera contraddistingue i cammelli addomesticati. I giovani cammelli non devono subire questo rituale, mentre agli adulti vengono inserite le nasiere per poter fissare le redini. Non è un compito facile e i cammelli non amano molto subire questa operazione. Un bastoncino di legno piuttosto leggero viene fatto passare attraverso il setto nasale del cammello. L'animale avverte dolore durante questo procedimento, ma una volta inserita la nasiera sembra che il peggio sia passato. Choi Jin e Sok Terdin operano rapidamente, in modo da provocare meno stress possibile all'animale. Questo maschio sarà presto libero di riunirsi al resto della mandria. L'ultima volta che uno dei cammelli di Choi Jin scomparve, trovò riparo nell'accampamento di Sok Terdin. Perciò l'uomo aveva sperato che Zargan si fosse fermato qui per trascorrere la notte, attirato dalla presenza degli altri cammelli. Ma questa volta Choi Jin tornerà a casa a mani vuote. Domani inizierà il suo viaggio verso sud, alla ricerca degli Aftgai. Può soltanto pregare di imbattersi in Zargan lungo il tragitto. Siamo a primavera inoltrata, il periodo migliore dell'anno per osservare gli Aftgai, dal momento che i piccoli a questo punto saranno nati, consentendo così ai guardiani di avere un quadro chiaro della situazione relativa alla popolazione in libertà. Choi Jin sa che i cammelli selvaggi sono stati avvistati l'ultima volta in un'oasi di montagna a ovest della riserva del Grande Gobi, perciò spera di trovarli prima che si spostino. Sarà in viaggio per 6 giorni, ma sorprendentemente porta con sé soltanto pochissime cose. Come i suoi antenati, Choi Jin è robusto ed è dotato di un'incredibile resistenza. È in grado di cavalcare per giorni interi, avendo a disposizione una quantità minima di acqua e cibo. I suoi cammelli sopravviveranno di quello che troveranno lungo il percorso. È raro che Choi Jin lasci la sua casa per più di una notte, perciò la sua famiglia sentirà molto la sua mancanza. Con una spruzzata di latte di mucca, la moglie chiede protezione per il viaggio e che faccia ritorno a casa sano e salvo. È diretto in uno dei pochi luoghi della Mongolia dove è ancora possibile trovare i cammelli selvaggi. Avventurarsi in questa regione desolata rappresenta un rischio da non sottovalutare. Choi Jin ha molta esperienza, conosce ogni montagna e pianura di questo vasto deserto. I suoi antenati hanno attraversato queste pianure nel XIII secolo, in occasione delle vittoriose campagne del grande condottiero Gengis Khan. Oggi, questo nomade cavalca solitario per aiutare una specie selvaggia in pericolo. Le aree in cui si trovano i cammelli selvaggi sono circondate da parecchie zone estremamente aride, conosciute come zone mortali, dove non sopravvive praticamente nulla. In un certo senso, questo paesaggio inospitale è sia amico che nemico, fungendo da barriera naturale contro gli intrusi indesiderati che vogliono avventurarsi nella riserva naturale. Choi Jin sa perfettamente che potrebbe essere costretto ad attraversare una di queste zone mortali a piedi per raggiungere gli Aftgai. Il suo viaggio lo porterà oltre 120 km da casa, verso sud, attraverso la steppa, fino alle montagne della provincia di Altahi, nella zona del Grande Gobi, rigorosamente protetta. Lento, ma affidabile, il cammello riesce a coprire una distanza di circa 50 km al giorno, senza la necessità di carburante o parti di ricambio da sostituire. Qui questi animali offrono una sicurezza fondamentale. Il loro corpo è strutturato per portare a termine viaggi lunghi e faticosi.
sono provvisti di lunghe zampe muscolose e zoccoli resistenti, ideali in questo ambiente. La forma circolare della zampa fa sì che il peso del corpo e qualunque carico si distribuiscano uniformemente. La zampa ha un cuscinetto morbido alla base, una sorta di ammortizzatore naturale che gli permette di camminare più comodamente. Impedisce allo stesso tempo alla zampa di affondare nel terreno morbido. Sebbene il paesaggio dell'Altaji appaia sterile, non è affatto privo di vita. Gli scorpioni gialli si muovono velocemente sul terreno. Osservati dalle gazzelle del Gobi e dall'occhio imperturbabile del geco dagli occhi di rana. E in alto sulle rocce, lo sfuggente stambecco sorveglia la vallata. Alla fine del primo giorno di viaggio, Choi Jin ha percorso quasi 40 chilometri. Anche durante l'estate le temperature notturne nel Gobi possono scendere poco al di sopra dello zero. Un gerbillo delle piramidi si gode l'inaspettato calore del fuoco. Potrebbe sembrare triste qui al buio, ma come tutti i nomadi, Choi Jin crede fermamente al profondo legame con la natura, perciò dormirà tranquillamente accanto ai suoi cammelli. Si fa giorno lentamente a 45 gradi di latitudine, ma alle 5 del mattino Baugar e Bagashar stanno già consumando la prima colazione. Due cammelli intenti a brucare l'erba rappresentano una sveglia piuttosto efficace. Choi Jin si alza ed è pronto a partire. Viaggiare con la luce significa spostarsi più velocemente. A metà mattinata si trova già nella zona della steppa, che ospita l'albero di Saksaul. Questa pianta robusta è una delle poche che è riuscita ad adattarsi all'ambiente del Gobi. Considerata la scarsità di vegetazione, i tronchi grossi e asciutti costituiscono un'importante fonte di legna da ardere. Un tempo, foreste ricche di alti alberi ricoprivano l'intera zona. Ora il Saksaul rischia di scomparire e per questo motivo è consentito bruciare soltanto legna già secca. Il cammello è uno dei pochi animali in grado di digerire il Saksaul, grazie ad un particolare sistema di adattamento. I batteri, che vivono in modo permanente all'interno dell'apparato digerente del cammello, producono quegli enzimi necessari per distruggere la spessa cellulosa del fogliame, liberando così le preziose sostanze nutritive. Un gerbillo del deserto deve farsi bastare quella poca vegetazione disponibile. Sotto il sole del deserto, senza un minimo di ombra, è fondamentale non rischiare l'insolazione. Questa agama testa di rospo ha avuto l'idea giusta: esporsi al sole solo per qualche attimo prima di proseguire. Choi Jin sa come badare a se stesso. Bere poco e spesso riduce il rischio di disidratazione sotto il caldo insopportabile.
Con le pance piene di foglie di Saxaul, i cammelli riusciranno a sopravvivere senza bere per interi giorni. Sono infatti in grado di ricavare la quantità d'acqua di cui hanno bisogno dal cibo. Anche durante i mesi invernali, le piante forniscono a questi animali tutta l'acqua necessaria al loro sostentamento. Nonostante tutto, Choijin troverà per loro qualcosa da bere. Nel deserto c'è acqua, bisogna soltanto sapere dove andare a cercarla. Le orme nella sabbia lasciate da un orso del Gobi gli indicano la strada. Le stesse impronte sono davvero rare, dal momento che è stato stimato che oggi questi animali siano meno di un centinaio. Con un ruscello di montagna proprio sotto al loro naso, i cammelli non hanno bisogno di un secondo invito. Dotato di un sistema per bere assolutamente unico, un cammello può ingerire più di 100 litri d'acqua in soli 10 minuti, l'equivalente di oltre 300 bicchieri d'acqua uno dietro l'altro. All'interno di ogni gobba ci sono diversi chilogrammi di grasso, che può essere trasformato in energia e acqua per il metabolismo quando l'animale deve affrontare periodi di magra. Questo sistema di immagazzinamento consente al cammello di rimanere senza acqua per 8 giorni, in condizioni che ucciderebbero un uomo dopo 24 ore. Improvvisamente dal nulla arriva una tempesta di sabbia. Questo fenomeno si manifesta spesso e rapidamente. Se ci si trova sulla sua strada, non è possibile trovare riparo da nessuna parte. Le tempeste di sabbia sono violentissime e persino una piccola raffica è in grado di sollevare tonnellate di sabbia in pochi minuti. Bisogna mettersi al riparo se possibile. Choijin e i suoi animali dovranno aspettare che passi. Quanto durerà è impossibile da stabilire. Cercare di sfidarla potrebbe significare morte certa. Ma aspettare troppo a lungo potrebbe condurre il viaggio verso una conclusione prematura. I cammelli possono affrontare la tempesta con relativa tranquillità. Una doppia fila di ciglia lunghissime impedisce a gran parte della sabbia di penetrare negli occhi. Mentre la tempesta continua, i cammelli sfruttano la loro ultima linea difensiva. Sono provvisti di un paio di palpebre supplementari. Queste, dette membrane nittitanti, sono costituite da due parti che si aprono e si chiudono e rappresentano un efficace meccanismo per rimuovere la sabbia e la sporcizia. Questo imprevisto che si è verificato durante il viaggio sottolinea il legame tra Choijin e i suoi cammelli. Baugar e Bagashar collaborano insieme per ripararlo dalla tempesta di sabbia. Intrappolato qui da solo, le sue possibilità di sopravvivenza sarebbero drasticamente ridotte. Ma rapidamente come è arrivata, la tempesta se ne va. Sono stati fortunati. Una grossa tempesta di sabbia può alzare talmente tanta sabbia da modificare l'intero paesaggio. I punti di riferimento naturali spariscono e i sentieri vengono letteralmente spazzati via. Al termine di un'altra giornata di viaggio, Choijin è ancora sulla buona strada. Di fronte a lui si erge la maestosa cima di Egg Karkan, o Montagne Madre, alta quasi 2300 metri. Questo massiccio montuoso è stato modellato dal vento del deserto e ora per la gente del luogo rappresenta il simbolo di madre natura. Per i mongoli le montagne sono luoghi sacri. Lo stesso Gengis Khan si recava spesso sulle montagne per pregare il cielo eternamente azzurro.
Come in gran parte di questa frontiera selvaggia, il tempo ha cambiato ben poco. Gli antenati di Choijin scavavano queste rocce e praticavano i loro rituali buddhisti. Oggi, le caverne che risalgono a svariati secoli fa sono tuttora intatte. Nonostante il viaggio lungo e faticoso, molte persone prima di Choijin sono giunte sin qui per portare doni in segno di rispetto. In passato, lo sciamanismo e il buddismo svolsero un ruolo fondamentale nella vita di questo popolo. Ma sotto il regime comunista, all'inizio del XX secolo, la religione quasi scomparve. Per 70 anni venne bandita ogni forma di culto. Soltanto negli anni 90 molte persone hanno riscoperto le loro antiche radici religiose. Oggi lo sciamanismo e il buddismo, così come altri tipi di religioni, sono praticate liberamente. Choijin recita una preghiera del fuoco per cercare una benedizione. Getta l'osso di una pecora tra le fiamme. Nella preghiera sciamanica del fuoco viene praticata la meditazione per raggiungere uno stato di trance spirituale. Choijin vede con l'occhio della mente gli animali sacri del deserto. Felice del buon presagio che gli suggeriscono le fenditure delle ossa, è sicuro che il suo viaggio andrà a buon fine. Con un po' di fortuna, domani vedrai i cammelli selvaggi. Il mattino seguente, mentre scende dalla montagna madre, persino le formazioni rocciose sembrano indicargli la strada per arrivare ai cammelli. A mezzogiorno riesce a vedere il confine della riserva protetta. Il terreno qui è chiaramente diverso. È piatto e immobile. Fatta eccezione per la foschia provocata dal calore e dai miraggi all'orizzonte. Choijin avverte vicina la presenza della mandria degli Avgai e deve affrettarsi. La zona del Grande Gobi, rigorosamente protetta, si estende per circa 50.000 km quadrati. Nel 1991 è stata dichiarata dalle Nazioni Unite riserva internazionale di biosfera, considerati gli straordinari animali e piante che vivono qui. Choijin non porterà i suoi cammelli in questa riserva naturale. Dovrà percorrere a piedi l'ultimo tratto del viaggio. Lascia Baugar e Bagashar nei pressi dei confini della riserva. Hare!
La famiglia che vive qui è felice di scambiare quattro chiacchiere con qualcuno. Choi Jin li conosce bene, visto che per un anno ha vissuto accanto a loro. Il suo amico è impaziente di avere notizie riguardo la sua spedizione, ma Choi Jin è concentrato su un obiettivo. È ormai passata una settimana dall'ultima volta che gli Afghai sono stati avvistati nell'oasi. Non ha alcuna certezza di riuscire a trovarli. I cammelli resteranno qui e si riposeranno per il viaggio di ritorno verso casa. Sta per dirigersi a piedi verso una zona a rischio. Per i nomadi è piuttosto raro restare lontani dai propri cammelli, seppur per qualche ora. Dopotutto, rappresentano la migliore assicurazione sulla vita che si possa avere da queste parti. Questa zona mortale è il percorso più diretto per giungere all'oasi dove Choi Jin spera di vedere gli Afghani. Per essere certo di riuscire a sopravvivere, deve cercare di ritornare prima che faccia buio. Persino per un esperto come lui, quest'ultimo tratto del viaggio, apparentemente semplice, è senza dubbio il più pericoloso. Qualunque animale si aggiri da queste parti, corre gravi rischi di disidratazione e di morte. Come questo cammello addomesticato che probabilmente si è perso. Dopo 3 ore di cammino, riesce a raggiungere l'oasi. La vegetazione, alimentata da un ruscello di montagna, dovrebbe attirare i cammelli. E Choi Jin si arrampica in cima alla montagna per osservare dall'alto l'intero paesaggio. Ce l'ha quasi fatta, ma gli Afghai saranno ancora lì. Le orme di due cammelli adulti gli danno speranza. Se qui li troverà, saranno sicuramente cammelli selvaggi. Le orme portano verso l'oasi. Qui tutto porta i segni della durezza del deserto e la vista di una carcassa di cammello costituisce un preciso monito. È stata completamente spolpata. I segni sulle ossa mostrano che questo animale ha incontrato la morte in seguito ad un attacco dei lupi. Forse si tratta dello stesso branco che ha abbattuto l'animale morto che ha visto prima. Dopo aver osservato la forma e il colore dei denti, Choi Jin capisce immediatamente che quella carcassa appartiene ad un cammello selvaggio di circa un anno. E ciò prova che uno dei giovani da lui visti lo scorso anno non ce l'ha fatta. Adesso nell'oasi è soltanto una questione di attesa. Sfruttando la presenza di un albero come riparo, Choi Jin esamina la situazione. Scrutando la vastità dell'orizzonte, dovrebbe vedere i cammelli prima che loro vedano lui. Il tempo passa e non c'è ancora nessuna traccia dei cammelli. Forse le orme erano più vecchie di quanto pensasse. Dovrà rimettersi in marcia nel giro di un'ora se vorrà tornare indietro prima che faccia buio. Valutando le probabilità, decide di rimanere.
il suo istinto gli ha dato ragione. Choi-jin si avvicina velocemente ai cammelli. Dovrà avvicinarsi tanto da poter identificare ogni singolo esemplare. Ma è ancora molto cauto. Se dovessero vederlo, scapperebbero via, sparendo dalla circolazione nel giro di pochi minuti. Anche per Choi-jin, che si mette sulle tracce dei cammelli tutti gli anni, è un raro privilegio arrivare ad una distanza così ravvicinata dagli Afghani. Questi cammelli sono i mammiferi più rari e meno conosciuti della Terra. L'occhio esperto di Choi-jin riesce a cogliere le differenze nella forma della testa e delle orecchie di ciascun esemplare. Se noterà dei cambiamenti sostanziali o se dovesse individuare eventuali tracce di malattie, lo riferirà alle autorità interessate. Questi giovani esemplari sono preziosi. Rappresentano la speranza vivente di una specie sull'orlo dell'estinzione. La Mongolia è il primo paese asiatico nella salvaguardia della fauna selvatica. Nei prossimi anni, il 30% di questo vasto paese verrà trasformato in riserve naturali. Gli Afghani selvaggi potrebbero sopravvivere, fino a quando saranno rispettati dalla popolazione locale e da coloro che abitano al di là del confine cinese, a qualche chilometro di distanza verso ovest. Mentre la mandria si sposta, Choi-jin è felice di andarsene. Ha fatto quello che pochi uomini avrebbero mai potuto fare. Si è avventurato nel cuore del deserto del Gobi e si è avvicinato agli ultimi cammelli selvaggi ancora esistenti sulla Terra. Baugar e Bagashar si sono riposati e sono pronti per affrontare il lungo viaggio di ritorno verso casa. Choi-jin gli fa capire che ha sentito la loro mancanza. Con il pensiero rivolto a casa, Choi-jin ricorda il suo preziosissimo cammello bianco. Quando tornerà, Zargan sarà ormai disperso nel deserto da una settimana. Ormai è rassegnato all'idea di non rivedere mai più il suo amato cammello. Con il cuore gonfio di dolore, si mette in marcia. Procede speditamente. E con un po' di fortuna dovrebbe giungere a casa un giorno prima del previsto. Durante la sua assenza, la routine quotidiana è cambiata ben poco. La famiglia ha continuato ad allevare il bestiame e i cammelli. Per loro, come per tutti, la vita continua. Grosso sollievo rivederlo. Con nessun mezzo di comunicazione a disposizione per poterlo contattare, la famiglia poteva solo sperare che Choi-jin fosse sano e salvo e che sarebbe tornato a casa nel tempo previsto.
la nipote di Choi Jin ha delle notizie incredibili che vuole comunicargli personalmente. Alla fine Choi Jin lo vede con i suoi occhi. Zargan ha fatto ritorno alla Mandria, dopo essersi avventurato sulle pianure per una settimana. È tornato a casa ieri, un giorno prima di Choi Jin. È naturale per i cammelli girovagare, ma è altrettanto evidente quanto questa terra estrema sia pronta a sbarazzarsi degli esemplari più deboli. Soltanto un animale come Zargan, forte e perfettamente attrezzato per vivere qui, avrebbe potuto sopravvivere da solo in questo ambiente. Esiste una forma di rispetto reciproco tra il nomade e il cammello, quasi completamente dipendenti l'uno dall'altro. Sia che si tratti di animali addomesticati che forniscono un'ottima lana, sia che si tratti degli autorevoli Afghai, ogni cammello fa parte dell'incredibile storia di questa frontiera selvaggia. Ma per Choi Jin ci sarà sempre un cammello più speciale di qualunque altro. Un animale che ha già dimostrato di essere una vera leggenda del deserto del Gobi.